Salvate lo scoiattolo rosso, è la missione della campagna che Lega Ambiente sta conducendo in Umbria per scongiurare la scomparsa del piccolo mammifero, messo insidiato da un parente più aggressivo, lo scoiattolo grigio. Andrea Chioini. Anche una scuola d'infanzia intitolata Lo scoiattolo rosso. Accade a Cenerente di Perugia, nella zona in cui si è concentrato per 3 anni l'impegno dell'ISPRA, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, per salvaguardare una specie a rischio di scomparsa. Il tutto grazie al lavoro locale di sensibilizzazione svolto da Lega Ambiente. Piccoli mammiferi paragonabili a... Gli agricoltori del bosco, senza le loro modalità di conservare il cibo, il bosco ha molte più difficoltà a rinnovarsi, quindi tutto quello che dentro il bosco vive senza lo scoiattolo europeo verrebbe a mancare. La presenza della specie rosso di questi piccoli mammiferi è minacciata dall'introduzione dei grigi, più corpulenti e aggressivi. Marco Ricolari, numero 33. Basti pensare che questo sa significare che noi dentro il progetto abbiamo preso solamente 33 scoiattoli rossi a fronte di più di 800 scoiattoli grigi. Ci dice Daniele Paoloni di Oikos, ripreso mentre sta valutando le presenze nei boschi a ridosso delle periferie perugine, in particolare quella settentrionale. E adesso si punta al ripopolamento in un'area urbana. L'area del percorso verde di Pian di Massiano, dove il progetto anche... in programma altre attività proprio per riportare gli scoiattoli in questa zona.